Alexa tiene compagnia in sempre più case italiane. Pensare di collegarla alla TV e usare solo i comandi vocali, dimenticando il telecomando, potrebbe essere una piccola svolta. Oggi, fortunatamente, le Smart TV hanno sistemi in grado di integrare i comandi vocali, quindi possono collegarsi facilmente con un dispositivo come Alexa. Basta accedere al menu del device e selezionare l'apposita voce oppure l'app, se già installata, di Amazon Alexa. Bisogna poi accedere con il proprio account e scegliere un nome per il televisore. In seguito si deve aprire l'app sul proprio smartphone e dal menu in alto a sinistra aprire la selezione Skill e Giochi e creare quella specifica per il produttore della Smart TV, aggiungendo poi le credenziali dell'account. Verranno così abilitati i comandi vocali per controllare la TV, chiedendo ad Alexa, per esempio, di cambiare canale o di accendere e spegnere. Per una TV Samsung è sufficiente utilizzare la Skill Samsung SmartThings e abbinarla all'assistente vocale attraverso l'apposita app. Le TV LG che hanno un sistema operativo WebOS 4.5 si collegano ad Alexa sia con dispositivi Echo sia con il telecomando puntatore. Per una TV Sony è leggermente più difficile, bisogna usare l'apposita app nel menu del televisore e associare l'account Google allo stesso. Poi dare un nome al televisore e collegare la skill di Sony Android TV dal proprio telefono. Infine effettuare l'accesso con lo stesso account Google usato per la TV. Se si ha in casa un televisore tradizionale occorre acquistare una Fire TV Stick, su cui Alexa è già integrata di base, oppure si può scegliere un controller universale, cioè un dispositivo che, posizionato vicino alla TV, ne controlla le funzioni. Va configurato con il profilo del produttore e predisposto per l'accesso a internet con il Wi-Fi. In seguito basterà aprire la app di Alexa sullo smartphone e cercare nel menu la skill relativa al dispositivo, inserendo le credenziali di accesso.